Trasformarsi in società benefit, come fare? Se stai guardando questo video è sicuramente perché hai sentito parlare di questa innovativa forma di impresa e vuoi sapere quali sono gli step da seguire per diventare società benefit. Bene, seguimi in questo video in cui vedremo come trasformarsi in società benefit. Ma per prima cosa andiamo a fare le opportune premesse e andiamo a definire che cosa siano le società benefit. Queste sono un'innovativa forma di impresa che va a combinare obiettivi economici con finalità sociali ed ambientali. Quindi devi sapere che nel momento in cui decidi di diventare impresa benefit, oltre a dover perseguire finalità di lucro, dovrai perseguire anche finalità sociali ed ambientali al fine di apportare dei miglioramenti dal punto di vista anche climatico. Infatti, nel contesto economico e sociale contemporaneo, le imprese sono sempre più chiamate a rispondere alle crescenti aspettative di responsabilità e sostenibilità, aspettative che derivano da tutti coloro che sono portatori di interesse nei confronti di una società, come possono essere investitori, fornitori o collaboratori. Le società benefit quindi emergono senza dubbio come una risposta innovativa a tali esigenze che vengono ormai sempre più sentite, soprattutto tra i giovani, in quanto rappresentano una nuova forma di impresa che va ad integrare la creazione di valore economico con l'impegno per il benessere sociale ed ambientale. Questa forma societaria, come ti dicevo, si distingue per l'integrazione di finalità di beneficio comune all'interno del proprio statuto, affermando quindi in questo modo un impegno vero e proprio, un impegno formale ad operare con responsabilità, sostenibilità e trasparenza, principi questi ultimi che sono alla base di ogni società benefit e vengono richiesti anche dalla nostra normativa. Da quando sono state previste in Italia le società benefit? Esse sono nate sulla scorta del modello che è americano, nato nel XXI secolo, e sono state previste in Italia nel 2016 con la legge di stabilità del 2016, ossia la legge numero 208 del 28 dicembre 2015, che rifacendosi al modello americano statuisce che una società benefit è un'impresa che oltre a perseguire il profitto ha l'obbligo di perseguire uno o più effetti positivi o ridurre effetti negativi su quattro aree tematiche: persone, comunità, territori ed ambiente. Le società benefit, quindi in Italia, rappresentano un'evoluzione del modello di impresa tradizionale, in quanto pongono al centro della propria missione obiettivi di beneficio comune che devono affiancarsi agli scopi di lucro e tale doppia finalità deve essere integrata in modo formale nello statuto. Chi può diventare, secondo la normativa italiana, società benefit? Per capire chi possa diventare società benefit, dovrai concentrarti su due caratteristiche delle imprese benefit che abbiamo più volte detto finora, ossia che devono perseguire finalità di lucro e che c'è necessità di una modifica dello statuto. Infatti, secondo la legge di stabilità del 2016, possono ambire a tale qualifica tutte le forme societarie previste e disciplinate nel libro quinto del Codice Civile. Quindi non potranno invece, per modifiche statutarie non possibili, costituirsi società benefit le società a responsabilità limitata semplificate, quindi le SRLS, costituite ex articolo 2463 bis del Codice Civile, in quanto, essendo lo statuto precostituito per legge, prestabilito, non può abbracciare le modifiche necessarie dello statuto stesso dell'oggetto sociale richieste alle società benefit. Sono da escludere inoltre, per le motivazioni dette prima, anche tutte quelle società il cui scopo di lucro sia marginale o assente, come le imprese sociali o le cooperative sociali. Al di fuori di questi limiti, potranno ambire a tale qualifica le società semplici in nome collettivo, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, in accomandita per azioni, le mutue assicuratrici e le società consortili. Le società benefit, inoltre, devi sapere che possono essere costituite sia ex novo, sia attraverso la trasformazione di imprese già esistenti, apportando ovviamente le modifiche necessarie richieste dalla nostra normativa.
Una volta ovviamente effettuata la modifica, dovrai adottare all'interno della tua azienda delle pratiche di governance che siano tali al perseguimento degli scopi di beneficio comune che ti sei prefissato, come ad esempio la nomina di un responsabile di impatto o la redazione annuale della relazione di impatto. Diciamo che la legge, la normativa dedicata alla società benefit ci aiuta nel capire come adottare queste pratiche di governance che ci permettano di perseguire non solo finalità di lucro, ma anche le finalità di beneficio comune. Vediamo quindi gli step da seguire per trasformarsi o diventare società benefit. Innanzitutto dovrai aver compreso appieno la normativa e quindi dovrai decidere di costituire una società benefit, dopo aver capito quali sono anche tutti gli adempimenti da compiere annualmente, cosa significa effettivamente essere benefit. Dovrai poi andare a definire le finalità di beneficio comune, ossia dove vorrai produrre effetti positivi o ridurre effetti negativi sulle quattro aree tematiche viste precedentemente. Attenzione, ripetiamolo giusto per ribadire il concetto. In caso di impresa non ancora esistente, devi costituire una nuova società. Viceversa, in caso di impresa già esistente, dovrai nuovamente andare dal notaio per apportare le modifiche richieste dalla normativa per le società benefit. Una volta quindi costituita ex novo una società o trasformata una società esistente in società benefit, devi compiere il primo adempimento una tantum, ossia nominare il soggetto responsabile dell'impatto, colui che sarà incaricato, che sarà designato all'interno della tua azienda a mettere in atto le finalità di beneficio comune. La sua nomina compete all'organo amministrativo, tra l'altro tale soggetto può coincidere anche con un membro dell'organo stesso. Quello che è importante è che tale soggetto abbia le competenze necessarie, oltre che sia consapevole che per tutta la vita della società dovrà continuamente collaborare con l'organo amministrativo al fine di trovare insieme delle strategie che permettano sia di perseguire finalità di lucro che finalità di beneficio comune. Successivamente dovrai identificare quali obiettivi intendi perseguire nel primo esercizio. Una volta compiuti questi adempimenti iniziali, potrai utilizzare, inserire nella denominazione della tua impresa, la dicitura società benefit o l'abbreviazione SB e tale denominazione potrai utilizzarla nei titoli emessi, nelle documentazioni e in tutte le comunicazioni verso terzi. Vediamo ora quali saranno gli adempimenti annuali che devi compiere, adempimenti che ovviamente sono richiesti dalla normativa. Innanzitutto dovrai selezionare e utilizzare uno standard di valutazione. Infatti, l'articolo 1,378 della legge del 2016 richiede l'utilizzo e la selezione di uno standard esterno perché non dovrà essere coinvolto nella società, dovrà essere imparziale e dovrà andare a valutare proprio l'impatto positivo, la riduzione di effetti negativi che avrai prodotto nell'esercizio della tua attività. Dovrai poi redigere una relazione annuale relativa all'impatto generato, relazione che dovrà contenere sia gli obiettivi che ti eri inizialmente prefissato e capire e spiegare più che capire se li hai raggiunti, come li hai raggiunti e quali viceversa non sono stati raggiunti e perché non sono stati raggiunti. Poi andrai ad inserire nella relazione la valutazione fatta dallo standard esterno e infine dovrai andare a pubblicare la relazione di impatto prima di aver prefissato quali sono gli obiettivi che vorrai perseguire nell'esercizio successivo. Una volta completate quindi queste tre sezioni, dovrai pubblicare la relazione di impatto sul sito internet della tua società, se è presente, e in ogni caso dovrai allegarla e depositarla unitamente al bilancio.
In ogni caso, se hai ulteriori dubbi circa le società benefit, la costituzione, gli step da seguire, le modifiche statutarie da apportare al tuo statuto, ti invito a scriverlo nei commenti sotto questo video. Sarò a tua disposizione per qualsiasi necessità. Se poi hai bisogno di una consulenza ad hoc, con me o con un altro legale dello studio Allievi, ti invito a prenotarla tramite il link che trovi sotto il video, nell'ora e nel giorno che ti sono più comodo. Ti invito poi ad attivare la campanella del canale se non l'hai ancora fatto, per non perderti tutti i prossimi video relativi alle società Benefit. Ti invito infine a seguirci su tutti i nostri social, Facebook, TikTok, LinkedIn e Instagram, dove ogni giorno pubblichiamo contenuti circa le aree tematiche che trattiamo, non solo lì, ma anche sul nostro sito www.studioallievi.com, in particolare sul nostro blog, dove grazie a una redazione interna ogni giorno troverai articoli aggiornati alle novità normative in corso. Ti ringrazio e ti aspetto al prossimo video.